Signore e signori, ma che volete? Come bene, seconda. Buonasera e ben ritrovati nella rubrica di Hashtag Sicilia, come bene, seconda. Archiviato il generale agosto e le vacanze, naturalmente per chi le ha fatte, si torna al lavoro. Tornano al lavoro i governi, almeno così si spera, tornano al lavoro quelli che hanno un'occupazione e tornano invece a contare le mattonelle e i sanpietrini delle piazze i giovani disoccupati. Poiché a Roma siamo ancora agli annunci su quello che vuole fare il governo nazionale con la manovra di bilancio e a Palermo l'esecutivo regionale diserta la prima seduta del Parlamento siciliano, come se non ci fosse nulla di cui occuparsi, su queste questioni taccio, mi chiudo la bocca. Questa sera, quindi, preferisco intrattenervi su un primato del nostro Paese. L'Italia è il primo Paese al mondo per numero di persone tatuate dappertutto. Pensate, il bel Paese con il 48% della popolazione che sfoggia sulla pelle un disegno o una citazione precede addirittura gli Stati Uniti d'America e la Svezia, che in questa particolare classifica si collocano al secondo e al terzo posto, quindi dietro l'Italia. Naturalmente avrei preferito, credo anche molti di voi avrebbero preferito, che l'Italia guidasse ben altre classifiche, come, per fare solo qualche esempio, la classifica dei salari, o quella del numero dei giovani laureati, o quella della spesa all'istruzione e per la sanità, o quella per l'assistenza degli ammalati e delle persone fragili, che invece tutte queste classifiche vedono il nostro Paese come fanalino di coda delle classifiche in Europa. Non so se il governo Meloni, nella manovra di bilancio che è in discussione, rinuncerà, come viene annunciato urbi e orbi, alle misure spot che i partiti sollecitano per appuntarsi una medaglia sul petto da mostrare in occasione delle prossime elezioni europee per poter ottenere un maggiore consenso elettorale. Quello che si intuisce è che sul capitolo pensioni sarà rinviato sine die l'aumento a 1000 euro delle pensioni minime, che è stato un cavallo di battaglia di Forza Italia e di qualche altra forza politica, e l'uscita anticipata con 41 anni di versamenti e 62 anni di età. Stando alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, le poche risorse disponibili saranno concentrate su quei soggetti e su quelle categorie che hanno sofferto di più la crisi e si aiuteranno mediante il rinnovo del taglio del cuneo fiscale e la detassazione delle tredicesime. Al momento non sembra ci siano le risorse per il rinnovo dei contratti degli statali, contratti scaduti da 20 mesi, non ci sono neppure le risorse per l'aumento delle paghe dei professori e neanche quelle per approvare la misura principe della riforma fiscale, vale a dire per la riduzione delle aliquote IRPEF. Sappiamo che la coperta è troppo corta per poter coprire piedi e testa. Sappiamo che se si tira da una parte si scopre dall'altra parte. Quello che non vorremmo che lasciasse
scoperto è una parte del corpo che è opportuna lasciare coperta. Ma sappiamo anche che ci sono alcune questioni sulle quali è assolutamente urgente intervenire. Tra le tante urgenze non rinviabili, metto al primo posto la spesa sanitaria, anche perché l'Italia è soltanto sedicesima tra i paesi europei dell'OCSE per la spesa pro capite ed è fanalino di coda del G7. Cos'è il G7? È il forum intergovernativo composto dai 7 maggiori stati economicamente avanzati del pianeta. Pensate, per curarci spendiamo il 6,8% del prodotto interno lordo, meno dello 0,3 punti percentuali sia rispetto alla media OCSE. Cos'è l'OCSE? L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che è del 7,1%. E meno anche della media europea, anch'essa attestata al 7,1%. Ecco perché la sanità oggi fa acqua da tutte le parti, in particolare nelle regioni del sud e in Sicilia. I medici, oltre ad essere pochi, sono meno pagati dei loro colleghi europei. Ed ecco perché scappano all'estero o preferiscono lavorare per le strutture private che li pagano di più. Gli ospedali si stanno progressivamente svuotando, anche perché mancano, oltre ai medici, gli infermieri. Addirittura gli infermieri ne mancano 150.000 e il caro vita li fa emigrare dal nord, dove hanno trovato lavoro, al sud. E a questo si aggiungono le vergognose liste di attesa, che piuttosto che ridursi continuano ad essere sempre più lunghe. A scoraggiare gli infermieri a lavorare al nord, fino a spingerli addirittura alle dimissioni, non è solo un problema economico, ma anche lo stress lavorativo e il continuo ricorso ai doppi turni che non lasciano più spazio e tempo da dedicare alla propria famiglia. A guadagnarci rispetto a questa situazione diventata ormai insopportabile e non più rinviabile per i cittadini è solo la sanità privata, che continua ad ingrassarsi sempre di più, a scapito naturalmente del pubblico e dei cittadini, che quando ricorrono alla sanità privata debbono sobbarcarsi dei costi spesso non indifferenti. La logica quindi degli interventi tampone, dei pannicelli caldi per curare la sanità pubblica e farla diventare un'eccellenza come era un tempo, non basta più. Solo con un'assistenza medica e infermieristica adeguate si potrà garantire la sicurezza delle cure a tutti gli italiani, soprattutto ai malati cronici, alle persone fragili e agli anziani. E nel contempo si potranno cancellare le vergognose liste di attesa. È auspicabile quindi che il governo nazionale, oltre a trovare i soldi per coloro i quali sono stati maggiormente colpiti dalla crisi e dagli aumenti devastanti dei prezzi dei prodotti di prima necessità e dei carburanti, trovi anche i soldi almeno per la scuola e soprattutto per la sanità pubblica. E con questo auspicio io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima puntata. Buona serata a tutti.